Ciao, Face of the Day domenicale, sto andando al lavoro e volevo dirvi intanto una cosa, non so quando registrerò altri smorfi tutorial, perché spero di avere al più presto una videocamera, quindi nel frattempo magari mi diverto a sperimentare un po' di cose, così poi vi posso fare una cosa un po' più seria, speriamo. Allora, comincio dalle unghie, che non sono assolutamente rosse, in realtà è uno smalto arancione fluo. Neon della China Glaze, infatti, ecco, se vedete così si vede che solo che in webcam fa questo strano effetto. È un arancione fluorescente. Fate conto che è come un evidenziatore. Allora, sugli occhi, base della Kiko, che non utilizzavo da un po', vedremo come si comporta. Anche se oggi non ho molti dubbi perché sotto ho applicato delle basi, una base in particolare ottima. Ovvero la matita dorata Double Glam sempre di Kiko, che purtroppo questa non hanno riproposto. Questa qui da sola funziona divinamente, quindi sicuramente terrà l'ombretto per bene. Quindi ho applicato questo oro su tutta la palpebra mobile e mi sono ispirata all'ultimo video di Giuliana. Ho voluto usare questo verde lime, verde acido, e ho messo Half Baked della Naked sulla prima parte. E sulla seconda, ho usato 100.000 colori, faccio vedere. Mentre sulla seconda parte di palpebra mobile ho usato, non mi ricordo come si chiama, comunque è questo qui, della palette del Monte Carlo di Sleek, questo verde acido. Nella piega, molto sfumato, ho utilizzato questo ombretto qui di Urban Decay che si chiama Last Call ed è bellissimo, credo sia uno dei miei preferiti in assoluto. Perché è un viola che poi, un bel viola che poi sulla palpebra risulta esattamente come qui. Questa è la palettina Ammo di Urban Decay, la prima che ho avuto. Poi sotto ho fatto la parte questa qui, sempre con Last Call, mentre la parte iniziale ho applicato Lotus Flower, questo non ricordo come si chiama, che è questo qui. Ah, questo è Kiwi Zest, mi pare si chiami, sì. Questo qui che è questo rosa lavanda lilla, glicine, meraviglioso. Qua inizio, che illumina da morire. Come eyeliner ho utilizzato fondamentalmente questo blu, il super sleek eyeliner di MAC che si chiama Signature Blue. Vabbè, me l'avevano detto, ma mi sono dimenticato come si dice. appunto, ho fatto questa linea blu e all'inizio ho applicato questo dorato di Kiko di una collezione passata. All'inizio, mi sono dimenticata di portarlo qui. Comunque, all'interno della rima, sia sopra che sotto, ho utilizzato un eyeshadow, Long Lasting Stick Eyeshadow di Kiko, blu. Non mi ricordo il numero, comunque, l'unico blu ed è un blu matte praticamente, che scrive divinamente, come potete vedere. E poi, vabbè, come illuminante, un ombretto panna, mascara e via. Sulle guance, ho utilizzato questo blush di Sleek Suede. Che giusto vedere solo un po' di colorito naturale, e siccome sarò a lavoro fino a stasera, ho applicato anche un po' di illuminante Soft and Gentle di MAC. Che palle, si vede il rosso sto che qui non rende di sera. Questo illuminante sugli zigomi è qualcosa di spettacolare. Anzi, già che ci penso, lo metto un po' qui. Sulle labbra ho applicato un gloss trasparente, è quello della NYX. Che mi sono dimenticata di portare di qua, che insomma è un gloss trasparente normale, ma il pennellino di applicazione è una figata, è molto comodo. Basta, adesso devo scappare al lavoro. Spero vi sia piaciuto. Insomma, io mi sono divertita oggi a giocare un po' con i colori, anche perché poi così mi diverto con le clienti che mi chiedono: oh, ma che sai lì? Ciao!